Per questa ragione è perché la ricchezza era tanta e straripava da ogni angolo delle sue dispense. Aveva la casa sempre piena di gente che entrava e usciva facendo piccoli e inutili servizi, disfacendo qualche un altro aveva fatto prima, mangiando quello che dalla pipina metteva a tavola e rubando quello che là dimenticava. Quando Giuppina passò il guaio, solo una sola cosa era stata irremovibile e non aveva voluto intendere ragione. Sul destino del bastardo venuto al mondo per distruggere l'esistenza della nipote. Donna Peppina pretese che il piccolo Severio, appena nato, fosse tolto dal seno della madre e dato a balia a una contadina, che se lo tenne a crescere insieme ai maiali e a una tribù di bambini muscolosi. Quando alcune donnette che le andavano a fare i servizi le dissero che Alfonso Gregante, il padrone del bar più bello della provincia, era alla ricerca di una sposa peccatrice per un voto fatto alla Madonna che lo aveva salvato dalla morte, decise di maritare la nipote. Giuppina acconsentì perché tanto non aveva più nulla da perdere e chiese alla zia se poteva tenersi anche il bambino. Madonna Peppina, ostinata nemica della realtà come si rivelò nella sua lunga vita, si oppose con tutte le forze e anche quando Alfonso le chiese a tu per tu se ci fosse un frutto del peccato, negò. Se avesse potuto avrebbe detto che la nipote era un giglio senza macchia e l'avrebbe portata all'altare con uno sfarzoso vestito bianco. Invece doveva stare là, davanti a quello specchio leggermente falso, a pettinarsi la lunga chiama nera, guardando scontentissima il vestito color crema che aveva fatto fare per il matrimonio della nipote. Adesso Giuppina stava pure piangendo, la cerimonia sarebbe stata triste come un funerale. Giuppi, si addirò, fai il piacere di alzarti ed emetterti un bel impacco freddo sopra gli occhi. Così ti passa tutto quel rossore. E poi smettila di fare storie. Da domani sei una donna sposata come tutte le altre. Giuppina capì dal tono che la zia si stava infuriando e che fra poco avrebbe cominciato a gridare, aprendo tutte le finestre e passeggiando per la stanza senza darle un attimo di tregua. Scese dal letto e si mise nella vestaglia, con passi stanchi si diresse verso l'uscita e andò a piangere nel bagno. Nella babele dei parenti. Della numerosa progenie dei Dauria non ho mai conosciuto tutti i rami e neanche ho mai riconosciuto allorquando mi accadeva di imbattermi in loro. Un parente da un altro ciascuno per se stesso. Di questa storditezza credo l'unica che tutti loro giudicassero inammissibile fra le tante che gli appartenevano, anche Francesco me ne voleva molto. Credo che la pensasse come una decisione da non assunta, quasi un disconoscimento volontario della sua famiglia. Un atto implicito di appartenenza a mia madre e nessun altro. Le cose non stavano così e io mi sforzavo di compiacere a Francesco registrando nella mia labile memoria, o forse si trattava già delle scelte operate dal mio unico occhio vedente, per non fiaccarsi troppo dalla pigrizia dell'altro.